Sicurezza degli edifici, ma anche questione migranti al centro della prima uscita pubblica del nuovo capo della polizia Vittorio Pisani a Cesena, al centro di formazione degli agenti danneggiato dall'alluvione. Con lui anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Elisa Dossi li ha intervistati. Dal suo ministero che cosa pensa che potrebbe arrivare per la Romagna? No, arriverà tutto quello che occorre. Il governo è già impegnato nella maniera massima possibile. Adesso siamo ancora in una fase che si devono fare per l'appunto le quantificazioni, le verifiche del fabbisogno. Il rischio anche sciacalli e la sicurezza più generale per tutte le aree. Sì, vabbè, su questo si sta procedendo sotto il coordinamento della protezione civile. Noi abbiamo già attivato, per quanto riguarda l'antisciacallaggio, dei servizi nei luoghi dove questo si è reso necessario. Questa visita alla scuola colpita dall'alluvione. Dobbiamo essere sinceri, l'imprevedibilità dell'evento ha colpito anche noi. Sicuramente dobbiamo fare esperienza di quello che è successo e quindi anche mettere su un piano di emergenza che non preveda soltanto il trasferimento e la messa in sicurezza degli allievi. È difficile evitare danni alle strutture fisiche, l'importante è salvaguardare le vite umane. Questione migranti, ci sono alcuni arrivi dall'Austria, ci sono diversi arrivi di siriani afghani dai Balcani, con Trieste che rischia di trovarsi in seria difficoltà. Avete qualcosa in programma? Il compito principale del capo della polizia con riguardo a questi fenomeni è soprattutto cercare di rinforzare quella che è la collaborazione con le polizie dei Balcani e dei paesi appunto confinanti. Proprio l'altro ieri si è concluso un progetto di finanziamento e di supporto logistico alle polizie dei Balcani e la prossima settimana è previsto un incontro con il capo della polizia della Croazia e della Slovenia per rinforzare appunto la collaborazione congiunta per il contrasto all'immigrazione irregolare che transita attraverso i loro paesi e poi giunge in Italia.